turismo l'Alto Sebino continua a crescere, in particolare l'Overe, positivo il primo bilancio della stagione, tutto esaurito a Ferragosto in alcune zone della montagna aerobica, cresce anche il settore extra ricettivo. Gazzaniga d'Ossi in via Battisti, in prossimità degli attraversamenti pedonali, obiettivo fare rallentare il traffico e proteggere i pedoni. Calcio locale in vista del campionato, squadre in preparazione, gli obiettivi e la nuova formazione dell'Albino Gandino. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antenna 2. Un elettricista 31enne di Costa Volpino si trova ricoverato con prognosi riservata all'ospedale CTO di Torino dopo essere rimasto folgorato martedì all'interno di un centro logistico di Amazon a Torrazza Piemonte, vicino a Torino. Il 31enne ha riportato ustioni alle braccia e al volto anche di terzo grado. Al momento dell'infortunio si trovava all'interno di una cabina elettrica di media tensione. Un'ambulanza del Corpo Volontari Presolana e un'auto con il medico a bordo del 118 sono intervenute intorno alle 16.30 a Rovetta nei pressi del parco comunale per soccorrere una bimba di 6 anni. L'intervento è scattato in codice giallo, ma una volta giunti i sanitari sul posto, fortunatamente le condizioni si sono rivelate meno gravi. La bambina è stata portata in ospedale in sirena, sembra si sia fatta male a causa di una caduta. La piccola è stata soccorsa fuori dal parco comunale in via Andrea Fantoni. Un'ambulanza della Croce Blu di Gromo e un'auto con il medico a bordo sono intervenute questa mattina a Songavazzo intorno alle 12.30 in codice rosso per soccorrere un uomo di 90 anni caduto in via Vittorio Veneto. L'uomo è stato portato in codice giallo in ospedale a Piario. E lunghe code questa mattina si sono verificate sulla strada della Valle Seriana, soprattutto in direzione Clusone. Questa mattina, complice la festività dell'Assunta, in molti si sono diretti verso le località di villeggiatura. Purtroppo numerosi automobilisti, soprattutto tra le 11 e le 13, hanno trascorso non poco tempo in coda. Auto incolonnate soprattutto dalla galleria dei Dossi di Albino fino a Colzate. E secondo un recente sondaggio su Campione effettuato da Ascom, associazione legata al settore del commercio, per quanto riguarda i primi mesi della stagione turistica, continua il trend positivo del capoluogo di provincia, mentre i territori si differenziano. L'Overe continua a crescere, mentre nelle valli si registra una leggera flessione. Ne abbiamo parlato con Andrea Zandonai dell'Infopoint di Lovere e con Sara Raponi, assessore al turismo del comune loverese. Ecco, arrivati a Ferragosto, qual è il bilancio sull'Alto Sebino? Un bilancio decisamente positivo. Sono veramente tantissime le persone che si affacciano all'Infopoint qui in piazza 13 Martiri a Lovere per informazioni di vario genere su quello che offre l'Alto Sebino, ma non solo, tutto il lago di Iseo, le valli limitrofe. Da registrare sempre un grandissimo numero di italiani del nord Italia, emiliani, lombardi, piemontesi, e con grande soddisfazione un crescente numero di stranieri, stranieri che sempre più affollano il nostro territorio. Tedeschi, scandinavi, francesi, spagnoli e come sempre ripeto neozelandesi, australiani e statunitensi. Il gradimento è veramente elevato, ci riportano commenti positivi rispetto ai nostri borghi ricchi di storia, di arte, ai nostri paesaggi incantati e ai numerosi eventi che soprattutto nel periodo estivo animano l'Alto Sebino e l'intero territorio. E Lovere si conferma sempre di più una località aperta al turismo internazionale. Sì, assolutamente. La politica di questa amministrazione negli ultimi anni è stata proprio volta ad aumentare quello che è il turismo su scala internazionale. Tanti eventi importanti e tante iniziative che hanno dato visibilità in tutto il mondo. Il turista qua si sente molto accolto. Abbiamo comunque delle attività che si sono attrezzate e che fanno sentire il turista a casa.
Quindi anche gli operatori si sono attrezzati per queste esigenze. Assolutamente sì, credo che sia doveroso. Negli ultimi anni abbiamo appunto visto crescere in maniera esponenziale questo tipo di turismo, per cui gli operatori accorti si sono adeguati. Un dato incoraggiante ci viene dato dal sondaggio Ascom, che ha rilevato un aumento di presenze del 6%, unica località in provincia di Bergamo a registrare questo trend positivo. E il bilancio turistico della settimana di Ferragosto è positivo per quanto riguarda il comparto alberghiero in Alta Valle Seriana. Sentiamo il presidente del Consorzio di Albergatori Presolana Holidays, Cristian Messa. Cristian Messa, presidente di Coraltour, e qual è il vostro bilancio arrivati a Ferragosto per quanto riguarda la stagione turistica? Ma allora, nella stagione turistica adesso ci troviamo nel periodo, diciamo così, clou, il periodo centrale, la settimana di Ferragosto, quindi adesso stiamo registrando il tutto esaurito in tutte le strutture alberghiere, non soltanto le strutture alberghiere, comunque anche negli appartamenti, nelle seconde case. Poi per il resto è stata fino ad ora una stagione estiva, diciamo così, discreta. Il tempo a luglio ci ha aiutato, ha fatto delle belle giornate, ci sono state, diciamo così, delle presenze medie durante tutta la settimana, per poi raggiungere i picchi durante gli weekend. Quindi si conferma poi il trend? Sì, esatto, come ogni anno confermiamo sia il trend della stagione, e quindi mi riferisco, come dicevo prima, a diciamo così, medie presenze durante la settimana e dei picchi durante gli weekend, e anche il bacino d'utenza fondamentalmente è sempre quello, 92-93% dei nostri clienti sono tutti di Milano provincia. E rispetto agli ultimi anni? E rispetto agli ultimi anni, allora diciamo che il trend, come dicevo, si è diciamo così, stabilizzato. È fuori dubbio che durante i periodi di media-bassa stagione, quindi mi riferisco a giugno e a settembre, per poter far registrare delle presenze importanti servono dei grossi eventi. Grossi eventi come ci sono stati 3 anni fa delle famose Floating Piers, che ci ha fatto registrare veramente tre weekend a giugno di occupazione totale. Anche quest'anno, con la prova del campionato mondiale di enduro che si è svolta nelle nostre valli, abbiamo registrato delle ottime presenze. Ecco, ripeto, è di fondamentale importanza organizzare eventi turistico e in particolar modo turistico sportivi, perché la nostra località, le nostre valli si prestano a questa tipologia di turismo. Questo è di fondamentale importanza per incrementare le presenze. E continuiamo ad occuparci di turismo, cresce anche il settore della ricettività extra alberghiera, come ad esempio le case vacanze e i B&B, ma il dato più importante è il sentiment, che potremmo tradurre come il gradimento del comparto in valle. Particolarmente alto il grado della soddisfazione delle famiglie. Sentiamo il presidente di Promoserio, Maurizio Forchini. E per quanto riguarda il settore extra alberghiero, come sta andando la stagione? Possiamo dire che la stagione è iniziata chiaramente come tutte le stagioni nell'ambito extraalberghiero in maniera un po' impegnativa, faticosa. Adesso invece devo dire che ha preso davvero il lancio. Abbiamo le strutture, i campeggi che sono tutti assolutamente pieni, le case vacanze, i B&B che hanno avuto un grosso riempimento. Siamo davvero estremamente soddisfatti del livello di riempimento dell'extra alberghiero. Anche gli ostelli presenti in Val Seriana e in Val di Scalve hanno un lusinghiero risultato da parte dei turisti. E per quanto riguarda i servizi a sostegno dell'attrattività? Allora, i servizi, che è uno dei compiti, uno dei settori, delle attività su cui Promoserio si è particolarmente speso in questi anni, i servizi devo dire che stanno avendo uno straordinario risultato positivo, dai percorsi turistici alle attività active, quindi dal noleggio biciclette, al canyoning, cioè
tutte le attività, tra quelle appunto più come posso dire avanzate, esperte e anche un po' di richiamo, a quelle più semplici, dal semplice andare a fare la visita all'agriturismo, a sperimentare azioni immersive facendo la pasta, facendo gli scarpinocci o quant'altro. Quindi tutto ciò che noi stiamo realizzando in questo periodo, in questa estate, sta avendo un grande risultato, e questo ci soddisfa parecchio in termini risultato, in termini di numeri, ma anche in termini di gradimento da parte di chi aderisce. Ecco, sempre di più state cercando di concentrarvi su quello che può essere il gradimento, non solo sui numeri secchi. Ma sì, perché è innegabile che la ragione di uno sviluppo economico di un territorio è dato dai numeri, è dato dall'attività economica, sia diretta che come indotto. Quindi noi guardiamo i dati, che arrivano anche dalle statistiche provinciali. Però stiamo anche cercando di andare oltre questi numeri, che sono comunque sia legate a contingenze dal tempo, da alberghi che possono aprire, possono chiudere e via discorrendo. Ciò che invece a noi piacerebbe porre di più l'attenzione è sul livello di gradimento che il turista dimostra nel venire e nel acquisire i servizi, la ricettività del nostro territorio. Quindi questo livello di gradimento che noi siamo in grado di verificare grazie a degli strumenti che oggi la tecnologia ci offre, dai sentiment, dai ritorni delle recensioni che i clienti lasciano, noi come Promoserio stiamo verificando che il prodotto Valle Seriana, il prodotto Val di Scalve piace tanto. Il livello di gradimento è sopra il 90%. A chi piace ai giovani, piace alle famiglie, piace alle giovani coppie, e questo che è un po' tra l'altro anche il target verso il quale noi andiamo, e sono le persone che usufruiscono di più questi meccanismi delle recensioni, che ci permettono di cogliere pienamente il senso della loro vacanza e di adeguare, di migliorare e di aggiustare le eventuali criticità che anche il nostro territorio potrebbe avere o può avere. Una breve pausa, tra poco. Eccoci in onda con il telegiornale di Antena 2. Ora andiamo in Medievale Seriana, a Gazzaniga. L'amministrazione comunale ha approntato misure con cui cercare di rallentare il traffico in via Battisti. Nicola Andreoletti ne ha parlato con il primo cittadino Mattia Merelli. Passando lungo via Cesare Battisti, la via che attraversa Gazzaniga, si notano delle novità sulla strada. Ecco, che cosa avete fatto? Era un intervento in progetto già da tempo, abbiamo recuperato le risorse, sono circa più di 100.000 euro che abbiamo investito sulla una delle vie più trafficate del nostro comune. Una via che sembra secondaria, ma in realtà è una via urbana al centro del paese, dove tante attività ora si sono spostate, c'è una nuova farmacia, ci sono nuovi negozi. Esisteva l'esigenza di rallentare quello che era la velocità di percorrenza delle automobili su questo tratto. Noi abbiamo diverse telecamere su questo tratto, telecamere che misurano il numero di auto che passano e anche la velocità. Quindi c'era la necessità appunto di limitare la velocità media su questo tratto, principalmente su due punti strategici che erano gli attraversamenti principali. Quindi è nata la necessità di installare due rallentatori di
di traffico che avessero però una duplice funzionalità, oltre a quella di rallentare, quella di proteggere l'attraversamento, quindi diciamo dei dossi in prossimità degli attraversamenti pedonali. I dossi sono due, uno in prossimità dell'ingresso principale del centro del paese, dove su via Cesare Battisti, presso il parcheggio della stazione, e l'altro invece in prossimità dell'ingresso dell'oratorio dove ci sono i ragazzi, quindi due punti sensibili dove c'era necessità di una migliore attenzione. I dossi non sono mai molto graditi agli automobilisti. Ma è chiaro, per l'automobilista che spesso magari ha fretta e deve correre, questo sicuramente non è un vantaggio. Il nostro compito però è quello di anticipare l'evento accidentale. Ci sono anche le nuove norme oggi sul omicidio stradale, sui problemi, e la gente forse quando percorre una strada non ci pensa. Quindi noi dobbiamo fare la valutazione dei rischi di qualunque zona del comune, e quindi il fatto di mettere un dosso non è una scelta così tanto per fare. È chiaro che il dosso deve essere messo con cognizione di causa, quindi deve essere lo stesso progettato per una determinata velocità. Cosa vuol dire? Se su un tratto di strada c'è un limite di velocità di 40 km orari, il dosso deve permettere in quel punto di essere percorso a 40 km orari. Nel caso della via Cesare Battisti la velocità è 50, in prossimità dei dossi la velocità sarà ridotta, però la velocità indicata in quel punto sarà percorribile sul dosso con qualunque mezzo in sicurezza. Quindi sono dossi progettati non per demolire le automobili, ma per limitare la velocità e aumentare la sicurezza. Nella riqualificazione della via poi è stato compreso anche la riasfaltatura. Sì, il primo lotto di asfaltatura, abbiamo asfaltato quasi un chilometro di strada per una larghezza di 8 metri, abbiamo cercato di partire all'inizio e arrivare in fondo. Ne manca una parte centrale, ma semplicemente perché ci sono ancora delle opere che dobbiamo realizzare, mancano ancora alcune infrastrutture quali la fibra, impianto di illuminazione che tra l'altro stiamo completando, quindi faremo a presto anche il secondo lotto. In vista della prossima stagione calcistica, questo è anche il tempo della preparazione. L'Albino Gandino continua ad allenarsi al Campo Falco di Albino. Primi giorni di agosto e le squadre dilettantistiche dalla Val Seriana cominciano la preparazione in vista dei rispettivi campionati. Una di queste è l'Albino Gandino e abbiamo il piacere di scambiare due parole con il suo timoniere, il mister Roberto Radici. Allora, come sta andando? Va bene, abbiamo iniziato lunedì, sta andando tutto bene, abbastanza bene, stiamo lavorando abbastanza duramente per prepararci per un campionato che avrà le sue difficoltà. Ecco, diciamo che la squadra non è cambiata molto, solo pochi innesti, quindi dovresti conoscerla abbastanza bene. Sì, non molti innesti, però in ogni caso qualcosa è cambiato. Poi tutti gli anni c'è il discorso delle regole e quindi già questa cosa qui è una variabile che comunque condiziona non poco comunque gli assetti delle varie squadre, perché comunque è un problema che ho io, ma come ce l'hanno tutti anche gli altri. Però la mentalità comunque sarà sempre quella. Ecco, l'Albino Gandino, per quanto riguarda le regole, è sempre stata una squadra che ha puntato molto sui giovani, quindi dovrebbe farsi trovare preparata. Sì, speriamo. Un paio di giovani li abbiamo inseriti dal nostro settore giovanile, confidiamo molto, soprattutto nella loro serietà, e vedremo, perché comunque loro dovranno essere un po' così, una costante, e, ripeto, dovranno appunto dimostrare serietà soprattutto, però lo zoccolo duro della squadra dovrà fare un po' la differenza. Ecco, per quanto riguarda appunto, come ha trovato i ragazzi in questi giorni di preparazione? Ma abbastanza bene, chiaramente si vedono così gli strascichi delle vacanze, però i ragazzi hanno capito che comunque bisogna rimettersi in carreggiata e,
e farsi trovare pronti. Uno dei nuovi acquisti dell'Albino Gandino, Stefano Morotti, proveniente dalla Pradalunghese. Allora, come hai trovato il primo impatto con questa nuova società? Ma sicuramente positivo. Sono tutti ragazzi che hanno voglia di fare, hanno voglia di dimostrare e vanno tutti. Quindi sicuramente il primo impatto è molto positivo. Ecco, tu vieni da un'esperienza un po' tribolata, no, nella passata stagione con la Pradalunghese. Sì, è stata un'esperienza, come dici te, tribulata. Fortunatamente ne siamo usciti alla fine, però sono tutte cose che fanno imparare. Ecco, adesso in questa squadra hai fatto un salto di categoria, dunque sei qui per far bene. Ma quello sempre, in ogni posto in cui si va si cerca sempre di fare bene, di dare il massimo. Poi come l'anno scorso è andata male, però l'importante è sempre dare il massimo e essere sempre a disposizione. Con Mauro Savoldelli, capitano, veterano di questo Albino Gandino, allora come sta andando questi primi giorni di preparazione? Bene, dai, innanzitutto sono contento di essere ancora qua all'Albino Gandino, una squadra che ci tiene tanto a far bene, ci tiene tanto a me e sono contento di essere qua. Sono la prima settimana, quindi non abbiamo ancora fatto amichevoli né niente, quindi non so proprio valutare bene, però vedo le cose abbastanza bene, si lavora, poi come sempre con Roberto Radici si deve lavorare sodo e tutti insieme, perché chi non lavora insieme a noi non può giocare con noi. E ora continuiamo con la rubrica Biberon con i bambini nati presso l'ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo. Una breve pausa tra poco.
Rieccoci in onda con il telegiornale di Antena 2. Ora continuiamo con la programmazione televisiva. Questa sera sul canale 88 alle 20.30 trasmetteremo un teatro dialettale, alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale, alle 23.40 Agrisapori, alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario. Il telegiornale di Antena 2 tornerà in onda anche alle ore 21.30, ma sul canale numero 218 del Digitale Terrestre. Mentre invece sul canale sportivo, il numero 628, alle 20.30, trasmetteremo una partita di calcio in replica, Vertovese-Breno, e alle 22.30 un'altra partita di calcio in replica per Adalunghese Atletico Chiuduno. L'almanacco per domani, venerdì 16 agosto, il sole sorge alle 6.16 e tramonta alle 20.33. Il culmine è alle ore 13.25, la durata del giorno è di 14 ore e 17 minuti. La luna sorge alle 21.17, tramonta alle 7.58 di sabato. La fase lunare, la luna è piena ed è visibile al 92%. Passiamo anche alle previsioni del tempo. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, le temperature saranno in aumento. E con questo è tutto, noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.